Sì, grazie per la linea. Non ci siamo lasciati benissimo. Mi capita spesso quando vado via da un posto, ma non sarà una sfida per me particolare. Così Cosmi su Maurizio Zamparini alla vigilia del match contro la capolista Palermo, il tecnico di Perugia, che ironicamente lo scorso anno disse di far parte dell'associazione vittime di Zamparini, è stato la guida del Rosanero per 4 partite nella stagione 2010-2011, sostituì Delio Rossi dopo un clamoroso rovescio interno palermo-udinese 1-7 per poi essere rimpiazzato dallo stesso Rossi al termine del derby col Catania, perso 4-0, in totale 4 partite, 3 sconfitte ed una vittoria. A dire il vero assai prestigiosa, perché ottenuta al Barbera sul Milan, che a maggio di quell'anno, appunto 2011, sarebbe diventato campione d'Italia. Lo allenava Max Allegri. Una cosa posso dirla, ha aggiunto Cosmi, da Zamparini ho ricevuto più di quello che ho dato. Chiuso dunque il ricordo dell'esperienza sulla panchina siciliana, Cosmi si è soffermato sull'importanza del match in programma domani all'Adriatico. È vero che l'ideale sarebbe vincere, ma sempre con equilibrio. A priori il pareggio non mi sta bene e bene accetto solo se il Palermo si dimostrerà nell'arco dei 90 minuti più forte di noi. Massimo riserbo come sempre sulla formazione iniziale, una sola indicazione su Balzano, perfettamente recuperato dopo il guaio di natura muscolare. Giocatore fondamentale per Cosmi, che ha tuttavia aggiunto: in queste 3 partite la squadra ha fatto molto bene, e poi si giocheranno 3 partite in una settimana, martedì 25 ore 20:30, turno infrasettimanale, lo ricordiamo, a Latina, sabato 29 di nuovo in casa contro la Regina. L'impressione insomma, almeno per la gara di domani, è che il tecnico biancazzurro confermi la coppia d'esterni Salviato Rossi. Dunque, salvo ripensamenti dell'ultima ora, sarà riproposto l'11 che ha espugnato il picco di La Spezia davanti Politano e Ragusa alle spalle di Ferdinando Sforzini. Nel Palermo invece Iachini deve rinunziare a Morganella e a Di Gennaro, ma recupera Abel Hernandez, che tuttavia partirà dalla panchina. In difesa torna lo sloveno Andelkovic dopo la squalifica, gli farà spazio Vitiello. 3-5-2 il sistema di gioco, in attacco la coppia Vasquez-Dybala. Arbitra Pinzani di Empoli, venduti finora circa 3.300 biglietti, a cui bisogna aggiungere i quasi 6.000 tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento. È passato tanto tempo, tante situazioni da quel brevissimo periodo, insomma, voglio dire, paragonato al pontificato dei Papa Luciani, insomma, voglio dire, quindi è stata una cosa troppo breve per potersene fare poi un motivo così importante da ricordarlo qualche anno dopo, insomma, voglio dire. Quindi adesso sono Pescara, sono strafelice di essere qui e sono anche felice di incontrare una squadra che sta facendo quel campionato che tutti si aspettavano che facesse.